dati statistici disponibili elaborati dall'amministrazione evidenziano volumi sempre molto elevati di affari nei nostri tribunali, 4,4 milioni nel 2011, 4,3 milioni nel 2012, 4,5 milioni nel 2013. Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, rimangono più di 5 milioni di procedimenti civili pendenti a fine 2013. L'indicatore sui tempi di definizione misura in 395 giorni la durata media degli affari civili di primo grado, ma il tempo sale a più di 1100 giorni se l'analisi si restringe ai soli affari contenziosi e a tutti quelli definiti con sentenza. Tempi che si allungano ulteriormente se la causa percorre la strada del secondo grado, a 1066 giorni, e della Corte di Cassazione 1223 giorni. Questi sono dati del 2013. Scomponendo il dato totale delle pendenze per tipo di ufficio e grado di giudizio, si osserva che il 62% delle pendenze del Tribunale ordinario, a cui si aggiunge il 26% presso il giudice di pace. Quindi il 90% dell'arretrato è concentrato in primo grado. E si osserva anche che la metà delle pendenze è costituito da cause che sono introdotte negli ultimi 24 mesi. A fronte di questo quadro è emersa la necessità di alleggerire drasticamente il peso che grava sulla giurisdizione. Il governo ha scelto una duplice strategia di intervento che ha potuto contare sulla collaborazione di tutti i soggetti del mondo della giustizia. C'è stata un'analisi preventiva di quelle che erano le criticità, le valutazioni, le osservazioni, c'è stato un dialogo molto intenso e si è puntato su due direttrici: aggredire direttamente l'arretrato, agevolando con una normativa ad hoc il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, e favorire lo smaltimento dell'arretrato in via mediata, bloccando a monte l'afflusso di cause, in particolare sulla massa del primo grado, mediante l'introduzione del nuovo istituto della negoziazione assistita. Chiaramente non sto a tediarvi nei dettagli su questi strumenti, perché chiaramente questi immagino che li conosciate tutti nello specifico. La scelta di, ecco, mi fermo ad un approccio politico e culturale di questa scelta. La scelta di valorizzare seriamente la via stragiudiziale emerge chiaramente dalla qualificazione dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità in determinate materie, per accrescere l'efficacia deflattiva in funzione complementare alla mediazione. Chi agisce in giudizio deve quindi preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Quindi si parla chiaramente anche dei conflitti in materia familiare che, devo dire, hanno fatto anche molto notizia perché hanno toccato un approccio diverso rispetto al passato. Come si vede, quindi, il processo di degiurisdizionalizzazione diviene non soltanto uno strumento deflattivo del contenzioso, ma anche l'elemento portante di una stagione riformatrice, nella quale si inserisce la direttiva 11 del 2013 dell'Unione Europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, con l'obiettivo di incentivare gli acquisti trasfrontalieri, rafforzando la fiducia dei cittadini nel mercato interno. Il provvedimento di recepimento interno di questa direttiva andrà ad aggiungersi chiaramente al decreto legislativo 28 del 2010, che ha recepito un'altra direttiva, quella 52 del 2008, relativa alla mediazione in materia civile e commerciale. Il tempo e la prassi ci offriranno una risposta sull'efficacia degli strumenti predisposti. In ogni caso occorre prendere atto che gli sforzi del Governo e del Parlamento sono convintamente indirizzati verso la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Tengo ad evidenziare che si tratta di un processo di riforma che in quanto tale non si esaurisce in un solo intervento, ma si deve arricchire progressivamente di nuovi contributi. L'attenzione delle istituzioni dovrà soffermarsi in particolare sulla formazione sempre più specifica richiesta nel settore, sulla sostenibilità dei costi di mediazione e di conciliazione, sulla necessità di delineare sempre meglio il nuovo istituto della negoziazione assistita, sul rafforzamento del Tribunale delle Imprese con l'obiettivo di semplificare il rapporto tra imprese
e pubblica amministrazione in generale. In questa prospettiva, nella legge di stabilità per il 2015, vi è un emendamento proposto dal governo, passato chiaramente al vaglio del Dipartimento dei Rapporti con il Parlamento, che punta a modificare il decreto legge 132 già convertito, aggiungendo dei meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell'arbitrato. Si propone il modello di credito d'imposta già previsto per la mediazione. La norma riconosce alle parti la norma proposta, chiaramente, perché siamo ancora in una fase in sede di approvazione, il provvedimento è al Senato. La norma riconosce alle parti un credito d'imposta pari a 500 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita. Sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione della giustizia è possibile stimare prudenzialmente il numero delle controversie civili e commerciali già pendenti presso i tribunali e le corti d'appello che potranno essere trasferite in sede arbitrale in circa 500.000 l'anno e in circa 100.000 l'anno i procedimenti di negoziazione assistita. Considerato che il credito d'imposta è riconosciuto solo in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 500, si stima che dei circa 600.000 procedimenti una percentuale non inferiore al 45% possa avere esito positivo con l'accordo delle parti, pari a circa 270.000 procedimenti l'anno. Si stima altresì una spesa media del procedimento di negoziazione assistita pari a euro 100 per ciascuna delle due parti. Pertanto l'onere può essere qualificato in circa 54 milioni di euro l'anno. Ecco, a cosa tende tutto ciò? L'obiettivo ultimo che tutti gli strumenti citati perseguono è la soluzione equilibrata fra i diversi interessi che sono sul campo, nella consapevolezza che nella società attuale non sono importanti solo ragioni contingenti, quindi la deflazione del contenzioso, lo smaltimento dell'arretrato, la possibilità immediata di risparmio, ma soprattutto culturali, e suggeriscono chiaramente il potenziamento del ruolo di soggetti diversi dallo Stato e un ridimensionamento dell'attività dello Stato, il che attuerebbe il principio di sussidiarietà in base al quale il soggetto più vicino all'interesse protetto deve in prima battuta garantirne la tutela e, ove questa si riveli inappagante, si attiveranno gli strumenti pubblici. Ecco, questo è un quadro, un approccio, un'indicazione. Certamente quello che sarà fondamentale è anche valutare quelli che saranno gli atti di questi incontri, perché chiaramente da chi svolge le esperienze sul campo, da chi quotidianamente si confronta magari con delle norme che devono essere migliorate, devono essere puntualizzate, devono essere meglio precisate, che dal punto di vista teorico possono sembrare inappuntabili, ma dal punto di vista pratico magari scricchiolano. Ebbene, noi siamo disponibili perché l'approccio soprattutto che ha portato avanti il ministro Orlando nell'azione di governo non è quella di approvare, di portare le norme in Parlamento e poi ascoltare i giudizi, ma di confrontarsi prima, di scrivere le norme, e chiaramente questo consente una migliore definizione. E anche sotto questo profilo la vostra iniziativa è un'iniziativa lodevole ed è un'iniziativa che potrà costituire un patrimonio per la produzione normativa che verrà. Grazie.